La presentazione voleva solamente essere uno stimolo perché le altre unità operative del programma Ospedale Territorio e in particolare quelle che io definisco istituzionali proponessero delle soluzioni alle criticità che mi sembra che siano emerse con estrema chiarezza. Sono state dal rettore Franzini invitate formalmente una serie di unità operative che io chiamerei adesso per vedere se in un tempo breve, direi la presentazione sia il video del rettore e la presentazione di Zuccotti rientrano nei tempi, quindi oltre alle presentazioni delle unità operative invitate formalmente ci sarà anche il tempo per altri di fare delle osservazioni a riguardo. Io chiamerei quindi a dare eventuali risposte concrete, quello che si desidera è questo, il discorso di Zuccotti è stato molto concreto. Iniziamo a chiamare, come erano state invitate, l'unità operativa, assessorato welfare e l'unità operativa, famiglia, solidarietà sociale e disabilità di Regione Lombardia, che temo purtroppo che non ci sia nessuno, sono state ripetutamente invitate e sono loro che dovrebbero, soprattutto loro, dare delle risposte concrete sulle criticità che ha evidenziato Zuccotti. Andando avanti c'è l'unità operativa ATS Città Metropolitana Milanese, doveva esserci Bergamaschi che però ha avuto qualche problema, ma forse è collegata da remoto, qualora sia deve aprire il microfono, segnalare il suo desiderio di fare un intervento, la direttrice, il direttore sociosanitario Rossana Giove. È collegata? Se è collegata dovrebbe aprire il microfono. Aveva detto che sarebbe intervenuta. Buongiorno. Grazie di... sono qui perché purtroppo sono nella stanza della mia assistente, la dottoressa Gattoni, perché purtroppo ho avuto delle difficoltà col mio computer, però sono di qua, quindi ho ascoltato e chiaramente condivido tutto quello che è stato detto dal professor Zuccotti. Le difficoltà sono molteplici. Io vorrei un attimo focalizzarmi sul problema grosso del territorio della psichiatria. Vedo in platea seduto il dottor Stocco, con cui abbiamo anche condiviso le difficoltà della neuropsichiatria infantile, in particolare in questo momento. Quindi credo che è un momento storico dal mio punto di vista molto particolare, anche perché ci ritroviamo in un momento in cui abbiamo le risorse economiche, abbiamo difficoltà al reclutamento del personale, in particolare sulla neuropsichiatria infantile, sulla TS Città Metropolitana di Milano abbiamo un unico reparto che è gestito dalla SST Santi Paolo e Carlo con 8 posti letto, ma che purtroppo in questo momento è gestito solo da 3 unità di neuropsichiatri, quindi si fa molta fatica anche nonostante i concorsi siano stati banditi, il dottor Stocco qui mi può confermare, non c'è una partecipazione dei colleghi. Stessa cosa sul territorio di ATS Milano, che come voi sapete ha un territorio di 3,5 milioni di abitanti e a fronte di una necessità di 452 psichiatri in organico, al momento ne abbiamo circa 260. Quindi la situazione è veramente difficile da affrontare, è difficile riuscire a mantenere i servizi aperti con un numero di personale così esiguo. Quindi credo che bisogna fare una riflessione a tutti i livelli, ma soprattutto bisogna fare dei ragionamenti con l'assessorato al welfare per portare avanti delle istanze che in qualche modo possano coprire queste carenze, oppure
riorganizzare il sistema in modo da dare maggiori risposte ai cittadini. Io segnalo che la psichiatria ha anche un'azione di contenimento sociale, insomma siamo sempre, i fatti di cronaca colpiscono un po' tutti, per cui le necessità sono tante. Quindi il mio contributo è quello di dire che sul territorio si sta cercando di portare avanti delle istanze anche con l'apertura delle case di comunità, ma anche lì abbiamo il problema dei medici di medicina generale che, come accennava prima il professor Zuccotti, alcuni hanno anche sbagliato a imbustare la domanda per partecipare al corso di formazione. Quindi insomma i problemi sono tanti. Però ecco, cerchiamo di trovare anche delle azioni correttive che credo debbano essere trovate da tutti gli attori del sistema. Questo è quello che mi sento di dire in questo momento. Grazie. Sì, grazie. Grazie Rossana. No, hai toccato sicuramente un tema molto, molto importante, molto delicato, quello della neuropsichiatria infantile che come ovviamente come pediatra di riflesso la vivo, e anche questo è un problema che ci trasciniamo da anni, perché se io ricordo lo sforzo che avevo fatto quando avevo messo in piedi la Rimmi, ormai qualche anno fa, interaziendale materno infantile, da lì che uscì, l'unica cosa che uscì da quel lavoro era proprio siamo riusciti a fare pressione a far creare questi posti letto a San Paolo dedicati alla neuropsichiatria infantile, altrimenti ancora oggi saremmo senza posti letto, che sono assolutamente inadeguati, ma però è da tempo che noi intercettiamo criticità sul territorio e poi passano troppi anni perché questi si prenda carico di questi bambini, cioè nel senso non stiamo facendo un cattivo servizio, o perlomeno non stiamo facendo un servizio. Però anche qui, come dicevo prima, bisogna però superare, perché non possiamo passare i nostri anni a dire c'è questo, c'è quello e quell'altro, e non trovare una soluzione, un rimedio. Cioè, bisogna provare ad andare un pochettino oltre e provare a ripensare veramente un po' al nostro sistema. Io dico, nei momenti di difficoltà si possono e si devono fare, e magari anche la gente capisce quello che gli vai a proporre, perché spesso sono cose che magari vanno un po' a ridurre le loro disponibilità. Ma se passano certi periodi, poi dopo riorganizzare diventa complicato. Quindi oggi, in carenza di professionisti, è il momento per rivedere come rimettere insieme le strutture, sia territoriali che ospedaliere, per fare qualcosa che sappia funzionare. Quindi speriamo che qualcosa succeda, perché continuare a segnalare o comunque a dire che, non, che manca questo, non funziona quell'altro, ormai sono almeno 5-6 anni che siamo messi se così. Se posso su questo tema, Zuccotti, sì, io dovrei semplicemente ascoltare, però approfitto della presenza della dottoressa Giove, nel senso che uno dei temi dove la medicina territoriale ha bisogno tanto investimento in termini di risorse umane e anche di modello organizzativo è l'assistenza a chi ha un disagio psicosociale, dove c'è da fare tantissimo, che siano case della comunità o altro non ha importanza, per cui credo che mancano, credo, lo dico a Zuccotti, psichiatri, mancano personale infermieristico che abbia la possibilità di assistere anche a domicilio queste persone, mancano i servizi sociali adeguati, c'è naturalmente tanto in Regione Lombardia, ma c'è veramente tantissimo da investire nel settore della salute mentale.
Ma io credo, se posso aggiungere anche un'altra cosa, che è molto importante coinvolgere anche i comuni, perché anche i comuni hanno una grossa responsabilità da questo punto di vista. Devono dare dei supporti importanti, come diceva prima lei, anche rispetto all'assistenza domiciliare. Tutto il settore sociale deve dare una mano al sistema sanitario. Ma mi permetto di aggiungere anche un altro pezzetto, non per raccontare ancora le cose che non vanno, ma volevo portare anche il problema di tutte le persone che vengono collocate in strutture comunitarie dalla magistratura, dalla giustizia. In questo momento abbiamo al Niguarda collocati due minori che hanno commesso dei reati importanti e sono collocati in pediatria. Capisce che la situazione deve essere analizzata, ma non solo dalla sanità. Io credo che bisogna istituire dei tavoli di lavoro con tutti gli enti del sistema per cercare di trovare delle soluzioni tutti insieme. La ringrazio. Credo che Grazie. se dovessimo pensare a una prossima riunione del programma Ospedale e Territorio, sarebbe proprio bello che venisse indirizzata alla problematica della salute mentale e sarebbe molto bello che fosse promossa e organizzata eventualmente dalla TS Città Metropolitana Milanese. E non ha il microfono aperto. Non sentiamo. Ecco, mi sente. Sì, Allora lo portiamo avanti, sicuramente. d'accordo. Grazie, grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Se Ciao, buona andiamo giornata. avanti negli interventi previsti, a questo punto ci sarebbe per l'unità operativa assessorato welfare del Comune di Milano, c'è qualcuno che può intervenire? Prego, venite. C'è Marco Papa che aveva partecipato anche all'incontro del 10 di febbraio in Cascina Brandezzata e che penso ci possa dire qualcosa di Sì, concreto. buongiorno. Sì, nel tema, sullo specifico di quanto, perché pur scusate, sono arrivato di corsa, però sullo specifico di quanto ci siamo detti adesso, anche con la dottoressa Giove, ci siamo appunto, e con tutta la rete della salute mentale, ci siamo incontrati anche recentemente. Ecco, il Comune di Milano da questo punto di vista, e lo dico con cognizione di causa perché ho un'esperienza di tanti anni di rapporti tra enti locali e mondo della salute mentale, devo dire che il Comune di Milano in questi anni ha rappresentato e rappresenta una dimensione abbastanza unica rispetto a perlomeno il panorama della nostra area, nel senso che il Comune di Milano in questi anni ha investito tantissimo del proprio bilancio in proporzione. Nel proprio bilancio rispetto a tutti gli interventi che hanno a che fare col mondo della salute mentale. Nella consapevolezza estremamente chiara della diversità dei ruoli che la normativa attribuisce a questi enti, ai nostri enti, con tutto quello che potremmo discutere delle implicazioni, abbiamo già detto qualcosa anche la volta scorsa, dove c'è proprio una differenziazione strutturale di funzionamento oltre che di competenze, anche proprio di linee di finanziamento, però il Comune ha dato la rappresentazione plastica di quello che l'ente locale può fare e farà, ne abbiamo parlato, rispetto proprio al supporto delle attività che svolgono i servizi della salute mentale, così come sono oggi, con tutte le loro criticità, con le loro fragilità che ben conosciamo rispetto al momento storico, e negli anni ha sviluppato progetti con i vari dipartimenti di salute mentale che hanno coinvolto circa 1.000, gli ultimi dati che avevamo dell'ultimo anno erano circa 1.500 persone, con progetti di diverso tipo che hanno a che fare con l'integrazione con quello che già fanno i servizi rispetto al tema del lavoro. Comunque gli assi all'interno del quale il Comune di Milano si muove rispetto a questo tema sono quelli condivisi dal tavolo del patto della salute mentale cittadino che è in essere. E quindi il tema del lavoro, il tema dell'abitare, il tema della socialità e il tema della lotta allo stigma. Quest'anno abbiamo avuto delle difficoltà di bilancio che stiamo recuperando. Abbiamo comunque mantenuto
tutto il tema del supporto alla residenzialità, questo non è stato minimamente, né dal punto di vista del tema di quello che sono le residenze tradizionali, anche con dei progetti specifici di sperimentali che stiamo svolgendo con Niguarda in via Senigallia, dove c'è questa sperimentazione di monolocali per persone che escono dal circuito psichiatrico per entrare nella vita autonoma, proprio con dei progetti che invece fanno riferimento a quella che è un'esperienza che conoscete tutti sul tema del budget di salute, che è un'esperienza che in alcune regioni d'Italia è più strutturata in maniera molto sistematica, in Lombardia, seppure è prevista dalle norme, è ancora in costruzione e noi partecipiamo direttamente a supportare dei progetti di budget di salute con alcune ASST dipartimenti, e nello specifico anche con dei progetti specifici. Noi stiamo sostenendo e lo sosterremo ancora, anche grazie a un bando che abbiamo presentato alla Regione, speriamo che venga finanziato, l'attività di recovery nell'ambito di un perimetro che è quello sempre del budget di salute, per 60 persone, che non sono solo quelle che vengono segnalate dai servizi, ma anche che sono segnalate da quel mondo di cui abbiamo avuto contezza e abbiamo purtroppo contezza molto specifica, che è il mondo del carcere, per cui la possibilità di intervenire, ovviamente con dei numeri che sono sicuramente non rappresentativi dell'universo del problema, ma che possono dare spunto su quello che potrebbe essere la metodologia di intervento rispetto al percorso di gestione di questa problematica del carcere, che è una problematica molto sensibile, che l'abbiamo visto in una riunione recente in tribunale alla quale ha partecipato anche, eravamo insieme alla dottoressa Giove. E poi abbiamo mantenuto quello che è il rapporto normale, che è quello che viene fatto normalmente del supporto alle persone nel proprio vivere quotidiano con il sostegno economico che conosciamo bene. Pertanto questo è quello che noi abbiamo fatto e non ha cubato pochissimo. La prospettiva che abbiamo è che è quasi sicuro, abbastanza certo, insomma, che nel prossimo triennio abbiamo presentato delle progettazioni specifiche sull'utilizzo delle risorse del POM Metro Pass, che sono finanziamenti dei fondi strutturali europei, che devono essere portati all'autorità di vigilanza a Roma. Come Comune di Milano abbiamo dedicato una gran parte di queste risorse proprio al tema del vivere in salute mentale. Lo dovremo declinare, l'idea che abbiamo anche un po' annunciato in questo incontro, ma stiamo cercando proprio di implementarla, è di coinvolgere tutti i soggetti pubblici, quindi del mondo della sanità, tutto il mondo del terzo settore, nel costruire una grande programmazione di interventi che, rispettosi sempre delle competenze, sono a supporto di questo tema, che è una delle questioni principali a livello non solo milanese. Abbiamo fatto un affondo anche, e lo stiamo facendo, lo stiamo portando avanti in maniera sistematica, devo dire, con una produttività molto, secondo me, molto interessante, che è un lavoro sul disagio psichico dei giovani e delle giovani della città di Milano, con un progetto che ha visto la settimana scorsa una larga copertura mediatica, che è il progetto Accoglimi, è un progetto di ascolto, di intercettazione, di ascolto dei bisogni che vengono espressi, di disagio, ovviamente, afferenti al tema del disagio relazionale, del disagio all'interno del mondo della scuola, del disagio nel rapporto con i pari, del rapporto con le proprie familiari, da parte dei ragazzi e delle ragazze di Milano dei 14 e 18 anni. Sono emersi dei dati interessanti in questo primo anno. Questo progetto è la cosa positiva, che sta gemmando altre linee progettuali, e fra l'altro una di queste linee progettuali intercetta il tema dell'integrazione sociosanitaria, perché vorrà muoversi proprio nel momento in cui finisce la competenza nostra, la competenza dell'ente locale nel prendersi, nel farsi carico di alcune problematiche di disagio, e invece va oltre quando questo disagio invece ha bisogno di un supporto che diventa più clinico, che invece non è competenza dell'amministrazione del comune, per quello che sappiamo, prendersi carico. Un'altra gemmazione è quella dei minori stranieri non accompagnati. In queste fasi di ascolto il tema del disagio psichico rispetto a questa categoria di persone, che a Milano ormai rappresenta circa 1500 ragazzi e ragazze che sono arrivati in quest'anno non accompagnati e presentano delle problematicità a livello di disagio psichico enormi rispetto al paradosso del motivo per cui vengono qui, rispetto a quello che poi è la realtà che incontrano, e quindi con la difficoltà che questa cosa genera. Anche questo è un progetto che è stato presentato e che vedremo di capire come potrà essere implementato. Il Comune di Milano si è dichiarato a supporto di questo progetto.
Pertanto il tema è, con il percorso che andrà, come l'anno scorso, come gli altri anni, a definirsi in ottobre con la giornata mondiale della salute mentale, che chiameremo appunto Milano for Mental Health, con una progettazione che appunto sarà la rappresentazione di quello che dicevo prima, di questa coprogrammazione, di questa programmazione degli interventi sul tema salute mentale, sul tema del disagio mentale all'interno della città di Milano. Sarà il 10, periodo di ottobre, la giornata del 10, comunque il periodo è quello là. Chiameremo a breve tutti gli attori per capire quale sarà il livello di partecipazione e di promozione anche di questa programmazione futura del prossimo triennio, e credo che da questo punto di vista, per quello che possiamo fare, ritengo che l'esperienza che stiamo svolgendo sia, pur consapevole delle criticità che si sono create quest'anno, sono solo i presenti, ma vedo qualcuno che sicuramente qualche criticità l'ha incontrata, di cui siamo consapevoli, ma che stiamo cercando di superare. Grazie Marco. Grazie. Papa, poi mi taccio, ma mi sembra che la prossima riunione del programma Ospedale Territorio idealmente potrebbe essere condivisa come iniziativa tra la dottoressa Giove e il dottor Marco Papa, visto che mi sembra che ne varrebbe proprio la pena. Va bene, lo faremo. Grazie. Andiamo avanti adesso. Erano previsti gli interventi l'intervento della unità operativa ASST Santi Paolo e Carlo. E quindi il dottor Stocco, che aveva già partecipato a una precedente riunione proprio tenuta qua, dirà delle cose concrete in risposta agli stimoli che spero già Vincenzo Zuccotti ci aveva dato. Beh, intanto grazie professore per l'invito, io vengo sempre volentieri qui perché questa è la mia università e incontro la scala delle lauree, mi ricorda tanti anni fa. Ma io intanto volevo rispondere a una provocazione sua di prima, dice: che cosa stai facendo di concreto? Noi tutti i giorni facciamo qualcosa di concreto. Credo che tutti i giorni ci siano, almeno noi siamo in 4.200 operatori, quasi tutti sanitari, che tutti i giorni cercano di alleviare le sofferenze delle persone che si rivolgono a noi. Cioè non è che stiamo aspettando che arrivi la norma calata dall'alto e ci dica. Noi sappiamo benissimo che mancano i medici e mancano gli infermieri. Il professor Zuccotti ci ha fatto vedere i numeri che testimoniano uno stato in questo momento di quello che è del sistema, che è decisamente drammatico. Però volevo farvi riflettere su una situazione. Si continua a dire mancano gli infermieri, ci vogliono più medici, ma non ci sono. Il nostro è uno stato, è un paese in declino demografico. I miei figli, che sono adolescenti, uno l'anno prossimo dovrà scegliere, anzi ha già scelto quale università fare, un altro ci metterà ancora un paio d'anni, nessuno dei due vuole iscriversi a una laurea sanitaria e nessuno dei due vuole stare in Italia. Noi abbiamo la stragrande maggioranza dei nostri operatori dirigenti che ha almeno un figlio che è all'estero. Allora, a me viene un po' da sorridere, perché noi siamo un paese, siamo tutti allenatori della squadra della nazionale di calcio, io del Milan, e quest'anno sono contento che Maldini l'abbiano mandato via, perché non ho, io sono bravo a fare la campagna acquisti chiaramente del Milan, no? E non mi è piaciuta. Quindi questo fatto di sempre cercare di trovare delle soluzioni in un campo che è quello di un altro è uno sport nazionale. Noi quante lamentele abbiamo di pazienti che dicono: ma il dottore perché non mi ha dato quel farmaco lì che me l'ho visto su internet, che mi ha detto che quello lì funziona e quell'altro? O l'infermiere perché non mi mette l'ago cannula lì, perché ho visto la mia vicina di casa che mi ha detto che... Cioè, allora, bisogna fare un bagno di umiltà. Cosa si sta facendo? Si stanno cercando di trovare delle soluzioni per dare una risposta a tutti. Non è che siamo qui con le mani in mano. Mi permetto di collegarmi a quello che diceva la dottoressa Giove. Vi racconto questo episodio. Io non sono un politico e lo capite benissimo, ce lo capirete anche di quello che dico. I neuropsichiatri infantili, noi abbiamo 3 neuropsichiatri infantili che gestiscono turni di 12 ore, H24-7, l'unico reparto della Milano e della città metropolitana di neuropsichiatria infantile. Sapete cosa vuol dire entrare in neuropsichiatria infantile? Avete mai visto che razza di pazienti abbiamo ricoverato in neuropsichiatria infantile? C'era una famosa TikToker
che seguivano anche i miei figli. Dopo io a questo punto anch'io sono iscritto, ho scaricato l'app di TikTok per andare a vedere questa qui, che faceva le live dalla stanza sotto l'osservazione del primario che gli ha dato la disponibilità a fare 8 ore eccetera, che è arrivato in ospedale e pesava 28 kg. La multidisciplinarità di tutti quelli che si sono avvicendati gli ha permesso di salvargli la vita, questo non teneva sulla testa. Cioè questa è la neuropsichiatria moderna, che non è, secondo me, solo esclusivamente il ragazzo che scrive storto e allora ha bisogno della correzione, eccetera. Cioè stiamo parlando di casi gravissimi. Noi da 4 mesi non abbiamo un neuropsichiatra in Val d'Intelvi. No, e i pazienti si spostano e vanno nell'altra Uompia per essere seguiti. 2 anni fa abbiamo fatto il nostro primario, il dottor Albizzati, prepara questo progetto condiviso con ATS e con la regione e dice: siccome i casi sono sempre più complessi, i medici sono sempre meno, bisogna fare in modo che ci sia una struttura all'interno dell'ospedale, perché all'interno dell'ospedale abbiamo il cardiologo, abbiamo l'internista, abbiamo il pronto soccorso, abbiamo eccetera, perché noi continuiamo a vedere persone sempre più complicate e dall'altra parte siamo sempre di meno. Sapete che se noi uno degli 3 medici della neuropsichiatria infantile va in maternità o si ammala, noi siamo sotto i requisiti di accreditamento? Noi tecnicamente dovremmo chiudere gli 8 letti, perché le regole non ci consentono di tenere aperte. Io allora leggo, anche con simpatia per carità, perché poi la raccolta delle firme, teniamo la UOMPI aperta. Ragazzi, se voi avete qualcuno che vuol venire a lavorare, avete un canale, tipo non so, un AliExpress che manda gli neuropsichiatri online o un eBay, noi li prendiamo. Se c'è una cosa che non manca, professore, sono i soldi. I soldi ci sono. Però siccome noi siamo sempre abituati che noi dobbiamo trovare di chi è la colpa, noi allora ci salta la visita, non ce la danno in tempo, io mi sento bene non ad avere la prestazione, mi sento bene a poter dire è colpa di quello. E così sono contento. Cioè, cosa si sta facendo? Si cerca di mettere insieme il pranzo con la cena. Si cerca di fare in modo che nessuno venga lasciato fuori dalla porta, che tutti vengano curati, di sostituire delle attività che sono normalmente di tipo medico con una professionalità sanitaria diversa. Parlavamo prima di psicologi, se noi apriamo un bando per psicologi, ce ne abbiamo tanti. Allora, perché non... Cioè, qual è il bisogno reale all'interno di questa struttura? Va calcolato sulla base delle risorse che ci sono. Non possiamo continuare a pensare che il mondo è bello, ideale, tutto è bello, domani... Sa quanti neuropsichiatri sono presentati all'ultimo concorso a tempo indeterminato della nostra ASST? 0. E ne facciamo quasi uno ogni 40 giorni, ogni mese. Bandi per infermieri, facciamo un bando a tempo determinato un mese, il mese dopo quello a tempo indeterminato, poi i contratti di professionali. Quindi... quello che è il mio invito, se posso, e noi le soluzioni le abbiamo puntuali. Se lei mi chiede come avete fatto a risolvere il problema puntuale, io glielo dico come abbiamo fatto per risolverlo, ma sulla questione strutturale del sistema dobbiamo fare, come diceva giustamente il professor Zuccotti, ci ha fatto dei dati, fare i conti con la realtà, che è una realtà che è diversa. Siamo tutti più vecchi, abbiamo tutti dei problemi diversi da come è stato concepito il sistema sanitario nel 78, il DM77, ma anche la missione 6 del PNRR è stata costruita dall'alto. Probabilmente io quando l'ho vista la prima volta che ce l'hanno illustrata 2 anni e mezzo fa, io ero contentissimo, ho detto questo è un sistema fantastico, cioè fantastico, parte da un presupposto che io ti curo prima, ti prendo in carico prima rispetto a curarti. Noi sono 30 anni di più che siamo abituati a lavorare sull'acuto, arrivi, ti curo. È proprio un cambio di paradigma, non è banale, non si riuscirà a concludere, ahimè, con la costruzione e la realizzazione di, professore Bertolè, buongiorno, di una struttura, e allora ho fatto la struttura e sono a posto, per poi lamentarmi che non c'è il personale. Dobbiamo davvero ragionare in un contesto che è assolutamente nuovo. Faccio una provocazione. Io ho di recente
ho letto un bellissimo articolo, sto approfondendo, 15 giorni fa negli Stati Uniti è stata autorizzata dall'FDA una sperimentazione di intelligenza artificiale di una macchina per il trasferimento dei dati cerebrali nel computer. Dopo 4 rifiuti l'FDA ha approvato questa cosa. Significa che il grave mieloleso potrà parlare, comunicare con... Significa che il malato di Alzheimer o di Parkinson potrà avere una relazione con gli altri. Altra cosa, altra provocazione, Zuccotti parlava di genetica. Noi abbiamo un laboratorio di genetica e un servizio medico di genetica medica con delle apparecchiature in grado di sequenziare 28 genomi completi in 36 ore. Stabilire quanto il rischio incidente di quel bambino, e non dico a caso, di insorgenza di una patologia durante l'arco della vita abbia di 6.000 malattie. Noi potremmo fare prevenzione primaria strutturata intorno allo stesso individuo. Però ci piace pensare che fare 1,5 chilometri di strada per raggiungere il proprio medico sia ancora il vero problema centrale del nostro sistema. Quando siamo abituati a fare le code fuori dai centri commerciali, quando ci sono i saldi, aspettare la notte per il nuovo iPhone, perché deve aprire, allora lì va tutto estremamente bene. Quindi, professore, buon lavoro. Però, guardate che... Il, no, beh, buon lavoro per i vostri incontri, per gli incontri, no, loro è quello, è tutti i giorni. Guarda che c'è una realtà e noi la conosciamo bene, facciamo finta di non conoscerla, ma è una realtà che, in cui noi siamo immersi, che è completamente diversa da un sistema che vorremmo tanto fosse ideale, ma non lo è. Cosa fanno le aziende, le multinazionali? Cosa fanno? Prendiamo spunto dai miglioramenti tecnologici, da come essere in contatto con il paziente fuori dal sistema, come intercettare il bisogno anche con strumentazione innovativa e evitiamo quanto è possibile, questo è il mio invito, di fare della demagogia su un qualche cosa che noi, di cui noi stessi non siamo proprio così convinti. Grazie. Va bene. Grazie. Ma io se posso, grazie Matteo. Ma se posso fare due riflessioni. Uno è chiaro che quello che volevo dire, cioè, tutti gli operatori non lavorano, stralavorano, cioè nel senso che tutti fanno molto di più di quello che dovrebbero fare, ce lo conosciamo tutti. Nella mia realtà, all'ospedale dei bambini, io faccio periodicamente riunioni con le infermiere, cerco di motivarle, di ringraziarle, perché comunque sono sempre sotto organico, poi ne mancano 4-5, quindi, e queste fanno, però capisci che se non si interviene queste a un certo punto mollano, vanno via anche loro, quindi dobbiamo cercare di mantenere quelle che stanno resistendo, ma se non facciamo niente per aiutarle, entro un po' molleranno anche loro, e capito? È come quando hanno introdotto il discorso delle cooperative. Cioè, se uno gli dai 1.200 euro per fare una notte, quello là, uno strutturato, si dimette, va in cooperativa, fa 3 notti, porta a casa lo stesso stipendio, 27 giorni al mese va a giocare a tennis. Cioè, il concetto, capito? È, allora, no, ti faccio, dopo ti provoco e poi dopo mi rispondi. Questo è un aspetto. Quindi tutti stanno facendo delle cose straordinarie, noi dobbiamo soltanto ringraziare quello che fanno ed è il motivo per cui continuiamo a lavorare, continuiamo a resistere e a dare ottima qualità. Tu dicevi i soldi non mancano, sì, però a mio avviso mancano le idee, cioè nel senso bisogna mettere in campo nuove idee, non è una questione soltanto di soldi, oppure ci sono cose banali, dicevi tu l'esempio della genetica, va benissimo, un reparto di eccellenza, ma ti pare possibile che noi dobbiamo fare avere a Milano 4-5 laboratori di genetica che poi sono tutti che devono attrezzarsi, tutti devono prendere personale, tutti che lavorano magari in difficoltà per cui non riescono magari a produrre quella numerosità di test di cui ce n'è bisogno, quando se ne potrebbe fare uno, risparmiare, essere più efficienti, risparmiare, quello che risparmi
lo reinvesti in sanità, paghi di più le persone. Quindi cioè, non è questione di andare a cercare soldi altrove, è questione di utilizzarli meglio, mettere in campo le risorse. Quindi noi non possiamo dire il paziente non si deve lamentare se fa 1500, un chilometro e mezzo per andare, quando noi non siamo in grado di riorganizzarci noi stessi e continuiamo a tenere aperto la qualunque. Cioè, quindi allora credo che noi abbiamo prima noi delle responsabilità e poi ci sono i cittadini, ci sono i pazienti. I pazienti vogliono giustamente delle loro risposte. Siamo noi che dobbiamo avere idee, metterle in atto, organizzarsi, risparmiare dove possiamo risparmiare tanto per ritornare a pagare in maniera dignitosa quelle infermiere o tutto quel personale che fa delle cose straordinarie e che io veramente mi vergogno a continuare a chiederlo. Cioè, veramente io mi vergogno a continuare a chiedere a loro di resistere, perché loro si preoccupano, perché no, io dico, ma se mi fa lavorare così ho pure di sbagliare. Tanto di capello, ma cioè, sbagliare, magari do una dose, preparo male la medicina, non ho sbagliato. Cioè, non possiamo, e questa è la responsabilità nostra. No, che dobbiamo sì, sì. Scusate, l'ho provocato. La discussione è interessantissima. Una provocazione sulla questione della genetica medica. Noi siamo l'unica genetica medica pubblica a Milano, e peraltro ce ne sono solo due di pubblica in tutta la Lombardia, e una siamo noi. E io ne vado orgoglioso, perché io sono andato a lavorare nel pubblico nel 2002 con l'idea che si possono fare grandi cose, ma questo poi è un discorso mio. Sapete quanto guadagna un infermiere appena assunto? 1450 euro al mese. Allora, pensate, la maggior parte degli infermieri arrivano da regione del sud Italia. Noi devono venire a Milano e affittarsi un appartamento, no? Una location, eccetera. Allora, in questo periodo col Covid hanno guadagnato molto di più, ma hanno lavorato anche molto di più. Cioè ore aggiuntive, salto turni, cioè hanno lavorato molto di più e hanno guadagnato anche di più, ma a zero, lo stipendio dello a zero, senza incentivazione, è 1450 euro. Adesso, io ai miei figli, perché dovrei dirgli, un medico guadagna 2000 euro appena assunto, cioè non è che siamo a stipendi, perché dovrei dirgli fai 3 anni, 5 anni, master, 10 master, 400 master, le specialità per il posto fisso non gliene frega più niente a nessuno. I ragazzi di oggi non interessa. Ecco, questa è la provocazione che mi piace rispondere al professor Zuccotti, poi mi taccio. Ma è questo, cioè, rivedere anche un livello di stipendio che sia commisurato a quello che la gente fa. Perché se no, come fai tu a incentivare? Già sono pochi. A meno che non si vadano a prendere personale all'estero. Basta, non dico più. Sì, no, ma all'estero io lo trovo poco etico. Tu pensa che in quei paesi poveri dove hanno un medico, un infermiere ogni 100.000, tu glielo vai anche a portare via. Quella roba lì, io francamente mi fa venire la pelle d'oca. Comunque, fa niente. Andiamo avanti, scusa. Andiamo avanti, credo che però la discussione, cioè bisogna investire sul capitale umano se vogliamo risolvere il problema delle risorse. Prima sulle idee e poi viene anche tutto il resto. Quindi bisogna dare degli stimoli perché uno sia motivato, un giovane sia motivato a seguire questi percorsi che lo portano a lavorare nella medicina territoriale. Detto questo, andando avanti, è arrivato anche l'assessore Bertolè, ha parlato precedentemente e direi è stato molto interessante Marco Papa, relativamente alla problematica della salute mentale, in particolare con la dottoressa Giove che è presente da remoto. Volevo sapere, perché so che lei ha il tempo, tu hai il tempo, non so se ci si dava del tu hai un tempo abbastanza limitato, se puoi rimanere potrebbe essere interessante che ci siano gli interventi, ci sono due interventi del municipio 5 e del municipio 8, e poi puoi fare, se viceversa, no, che secondo me può essere interessante. A questo punto tocca dire, fare i commenti sulle criticità che ha evidenziato Zuccotti ai responsabili politiche sociali, diciamo, di alcuni municipi. C'è Luisa Gerosa, municipio 5, e c'è Paolo Romano, ex municipio 8. Luisa. Grazie.
Grazie. Buongiorno a tutti. Io intanto vi porto i saluti del Presidente del Municipio 5 che non è riuscito a venire, Natale Carapellese, e voglio ringraziare il nostro Bruno Andreoni che ha organizzato tutti questi incontri che per noi sono molto importanti. Bruno Andreoni e la Fondazione Luvi sono una realtà molto significativa del territorio del Municipio 5 ed è, diciamo, una voce, uno sprone anche continuo a occuparci dei temi sociosanitari con tutte le iniziative e le... Ti ringrazio Luisa, vai sul sodo. Vado sul sodo, allora metto con i ringraziamenti. Io dico solo che il Municipio 5 ha una popolazione di 126.000 abitanti circa e su questo territorio ci sono 72 medici di base e 8 pediatri. Questi sono i dati che dimostrano e confermano le difficoltà che ci sono anche proprio a livello di territoriale dei medici di base. Negli ultimi tempi soprattutto la carenza di pediatri è da a noi segnalata continuamente dai cittadini, perché i pediatri vanno in pensione, i medici di base vanno in pensione e non vengono sostituiti. I motivi sono tanti, non ultimo quelli che sollevava poco fa il dottor Stocco, anche i costi o che sollevava qualcun altro. I medici di base fanno fatica anche a trovare degli studi adeguati a prezzi accessibili, quindi in più il costo della vita. Quindi, come diceva anche il dottor Ducotti, dobbiamo rendere appetibili anche queste professioni, dobbiamo valorizzare il capitale umano e dobbiamo venire incontro anche alle necessità. Io so che Regione Lombardia ha fatto dei bandi per assegnare degli studi, dei luoghi per degli studi, però nel nostro municipio per esempio non è stato fatto alcun bando di questo. Io ringrazio i dati che ci ha dato il professor Zuccotti, sono importanti, io spero che poi ci possano essere consegnati, ci possiamo analizzarli meglio. Tante sono le sollecitazioni che ci sono arrivate da questo incontro e dagli interventi che mi hanno preceduti e su cui io porto la voce nostra, del territorio. Il territorio del Municipio 5 sono presenti quasi tutti gli aspetti che sono stati sollecitati oggi. Io mi soffermo in particolare su alcuni, l'ho già annunciati, quello della medicina di base, dei pediatri, la carenza di queste figure che quotidianamente ci viene fatta presente dai cittadini. In più proprio il problema della neuropsichiatria infantile, devo tornarci, perché da partire dalle UOMPIA, perché io sono anche assessore all'educazione e ripetutamente nei contatti con le scuole noi sentiamo la voce degli insegnanti e delle famiglie che lamentano i tempi di attesa lunghissimi, sia per la presa in carico, sia per le certificazioni, sia poi per l'avvio delle terapie e tutti gli interventi. Quindi questo dal punto di vista proprio del territorio è un problema enorme. Così come la neuropsichiatria infantile, già è stato detto che all'interno della SST Santi Paolo Carlo ci sono solo 8 posti di neuropsichiatria infantile. Quindi l'altro problema certamente è quello dell'integrazione del sociosanitario, perché chiaramente questo è un tema fondamentale a livello territoriale, perché noi abbiamo per esempio anche solo un unico consultorio pubblico presente nel Municipio 5 e questo è un tema molto importante anche per valutare quali sono i servizi che i consultori offrono ai cittadini, perché i consultori potrebbero avere anche tutta una serie di servizi per gli adolescenti, per i giovani, che sono, diciamo, la categoria di cittadini che noi rileviamo come tutti, ma anche e soprattutto attraverso i nostri interventi nelle scuole e con le associazioni, sono quelli che soffrono maggiormente
il disagio e che potrebbero anche dal punto di vista per esempio dell'educazione all'affettività, la gestione delle emozioni, avere nei consultori un servizio utile. Questi sono, diciamo, delle, io sento tante, ho sentito con molto interesse tutti gli interventi, però io non ho capito bene dove sta la soluzione di questo stato diciamo di difficoltà enorme del Servizio Sanitario Nazionale. È vero, rivalutazione delle figure professionali dei medici, il cercare di rendere più attrattive queste professioni, però ci vuole forse anche un maggiore investimento a livello del governo sulla sanità, perché negli anni è diminuito questo chiaramente è un problema grosso, perché se noi vogliamo pagare di più i medici, pagare meglio, aprire a nuove strutture, fare una medicina più adeguata alle necessità che ci sono oggi, che chiaramente si spostano perché abbiamo visto che l'invecchiamento della popolazione, vediamo il disagio psicologico, la salute mentale, però se i fondi a livello nazionale diminuiscono la coperta è corta. È vero, come dice il professor Zuccotti, che dobbiamo avere idee, dobbiamo sperimentare nuove metodologie di medicina, sono molto attraenti queste cose, sicuramente guardano avanti e potrebbero essere una soluzione, però chiaramente bisogna anche, ci vogliono maggiori investimenti. Io non posso non tacere in questa disanima anche altri aspetti, per esempio è stato accennato questo fuga dei medici verso le cooperative, i medici a gettoni che chiaramente guadagnano meglio, però impoveriscono il servizio sanitario. E poi non posso, e il dottor Stocco non me ne abbia male, però se l'aspetta, il mio accenno alle case di comunità. Il professor Zuccotti ha detto che non è forse a posto provocatoriamente forse dire ma siamo sicuri che le case di comunità siano la soluzione al problema della medicina territoriale. Io questa domanda, provocazione, l'ascolto e me la pongo, perché è vero anche che noi stiamo lottando tra virgolette per avere le case di comunità, due nel nostro municipio, però è anche vero che se noi avremo queste case di comunità ma non avremo il personale socio-sanitario che le utilizzi, che le occupi, che offra dei servizi, non abbiamo risolto il problema. Non abbiamo risolto il problema, però io torno sulla necessità che le due case di comunità che ci sono, che sono previste per il Municipio 5, abbiano un percorso avviato. Di questo noi siamo come municipio molto poco informati, abbiamo fatto già due commissioni, era presente anche il professor Stock, era presente il professor Bergamaschi, però da quando l'abbiamo fatto mesi fa non abbiamo saputo più niente. Oggi il dottor Stock mi ha detto che una delle due, quella di via Ghini, e anche l'assessore Bertolè l'aveva confermato col nostro presidente, è avviata, è sicura, ci sono i finanziamenti, però non ci sono ancora, so che ci sono i progetti, no, i progetti non spettano alla SST, insomma stiamo aspettando il bando per l'appalto, ancora non è uscito, quindi i tempi sono lunghissimi. Bertolè non è convinto. Sì, 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 ma io ho detto che ha parlato con l'assessore. Ah, questo è una cosa che io non so, se, non sono stata informata di questa cosa. E comunque, come dicevo, l'altro tema importante a livello di municipio è l'integrazione del socio sanitario. Su questo noi abbiamo un rapporto continuo con l'assessorato, ho sentito anche il dottor Papa che ci ha presentato questi nuovi progetti.
però io credo che ci debba essere anche a livello di assessorato welfare un maggiore coinvolgimento proprio dei municipi anche su queste progettazioni. Si parla di budget di salute, noi per quanto riguarda il nostro municipio forse non siamo inseriti in questa sperimentazione e su questo non sappiamo nulla. Quindi io spero anche che proprio a livello di integrazione sociosanitaria, che è uno degli obiettivi dei piani di salute del welfare che abbiamo, su cui abbiamo lavorato anche con l'assessorato welfare qualche mese fa, si persegua questo obiettivo. E chiedo anche al dottor Stocco, alla SST, che avvenga veramente quella coprogrammazione, progettazione di quello che dovrà esserci nelle case di comunità una volta realizzate, perché è chiaro che i servizi che dovranno offrire queste case di comunità devono rispondere esattamente ai bisogni del territorio e noi come istituzione territoriale dei municipi siamo forse in grado di dire, di dare un contributo, non forse, lo siamo perché agiamo proprio direttamente con i cittadini, con le associazioni territoriali, di rilevare quali siano i bisogni specifici del nostro territorio. Quindi io ringrazio ancora tutti per questo importantissimo momento che ci ha dato una visione più complessiva del quadro, anche se devo dire non ci dà soluzioni, ho capito che dobbiamo lavorare sulle idee, sulla programmazione, sul guardare lungo e soprattutto su queste nuove tecnologie che forse facciamo ancora un po' fatica a far rientrare nella nostra concezione di medicina territoriale o di medicina in genere. Grazie. Grazie Assessore. Non so se l'Assessore Bertolè a tempo, direi completiamo con anche l'intervento di Paolo Romano. Grazie mille, buongiorno a tutte e tutti, grazie all'invito. Io intervengo con questa doppia veste, no? Da ex assessore alle politiche sociali e alla salute del Municipio 8, da consigliere regionale da alcuni mesi. Io devo ammettere che il suo intervento mi ha messo un po' in difficoltà, nel senso che ha raccontato uno spaccato che condivido molto, avendo anche molte amiche e amici nelle professioni sanitarie, ma non ha raccontato che cosa c'è dietro questo spaccato, che è quello che mi sarei aspettato un po' dal suo ruolo e dalla giornata di oggi. Lei ha detto molto bene, i nostri medici, le nostre infermiere, i nostri infermieri vanno all'estero o vanno nel privato, dove trovano un rapporto qualità della vita, stipendio, costo della vita migliore. Nel privato perché ci sono turni più umani, non per forza stipendi più alti, a volte anche stipendi più alti, all'estero perché ci sono entrambe queste condizioni. A me però pare chiaro che il motivo per cui questa cosa accade sono delle idee che oggi non sono state citate, ovvero se noi riteniamo che il sistema di accreditamento dei privati in Regione Lombardia sia uno you can eat, per cui abbiamo solamente in Regione Lombardia 20 cardiochirurgie, tante quanto la Francia, perché le cardiochirurgie pagano bene e il privato può farci profitto, il privato avrà sempre una leva economica rispetto al pubblico per offrire stipendi più alti del pubblico. E se il privato potrà offrire stipendi più alti del pubblico, i medici andranno dal pubblico al privato. Se noi diciamo per 28 anni che le regioni non possono alzare gli stipendi dei medici e a 2 settimane dal voto la Giunta Fontana aumenta di 100 euro al giorno lo stipendio dei medici di pronto soccorso, dimostrando che con tutta la parte di bonus si può adeguare lo stipendio di medici e infermieri al costo della vita, ci diciamo che forse un infermiere può non essere pagato 1.450 euro al mese e un dottore 1.800 euro al mese per fare 14 ore di turno. E se i soldi ci sono, forse uno dei modi per non far andare i bandi deserti è anche una proporzione economica diversa. Se ci diciamo che mettere fine alla modalità di assunzione tramite le cooperative private con i cosiddetti gettonisti, che in tutte le altre regioni è molto più strettamente regolamentata che in Lombardia, in Lombardia ha la regolamentazione, le ho confrontate per una tesi di laurea, quindi sono disponibile a parlarne se vuole, in Lombardia ha la regolamentazione più liberale di tutta Italia, almeno nelle grandi regioni, può permettere a un pezzo di medici di tornare nel pubblico e di rompere quel circuito vizioso per cui nel pubblico le condizioni di lavoro, come dice lei, sono frustranti.
quindi lasciamo, andiamo nel privato, le condizioni di lavoro del pubblico peggiorano e siamo obbligati ad assumere i gettonisti, e l'unico modo per rompere questo sistema è impedire o rendere solo emergenziale il sistema dei gettonisti, altrimenti è evidente che, come diceva prima il collega, si andrà sempre verso le condizioni di lavoro migliore, perché la lavoratrice e il lavoratore cerca condizioni di lavoro migliore e remunerazione migliore. Ci diciamo un altro pezzo di verità che manca. Allora io credo che alcune idee ci siano e sono molto chiare, ed è la necessità di non chiudere un rapporto col privato, che è ovviamente fondamentale e complementare alla sanità pubblica, ma di regolamentare un rapporto col privato che non dia al privato la possibilità di fare sottrazione di capitale umano dal pubblico, dopo che con risorse pubbliche abbiamo formato medici e infermieri, dopo che li abbiamo fatti specializzare nei nostri ospedali e poi li perdiamo verso il privato per ragioni economiche, che è lavorare sugli incentivi economici che possono essere dati a infermieri e medici per rimanere nel sistema pubblico, e che ha dimostrato il governo Fontana possono essere messi in campo, al di là di quello che è stato detto precedentemente, perché ci sono delle norme di legge regionale che consentono di dare delle addizionali che possono essere rinnovate ogni 2 anni ab libitum agli stipendi di medici e infermieri, e lavorare anche sulle loro condizioni di vita. La Regione Lombardia ha un patrimonio di 94.000 abitazioni popolari che potrebbero essere anche utilizzate, come è stato fatto in passato con le forze dell'ordine, ma non è quasi mai stato fatto con la sanità, per delle convenzioni che servono a dare alla fascia più bassa delle professioni sanitarie in termini di remunerazione economica, quindi infermiere e infermieri ad esempio, un alloggio a un prezzo calmierato per poter coprire quei posti di lavoro in quelle città o in quei luoghi in cui il costo della vita è più alto e mal si rapporta con lo stipendio. Io credo che noi abbiamo quindi degli strumenti per lavorare almeno a livello marginale sul capitale umano. Poi è chiaro che serve un impegno statale di revisione delle professioni sanitarie, c'è un tema sul numero chiuso, sul numero di medici che formiamo, c'è un tema di cultura delle professioni sanitarie e di pubblicizzazione, questo è ovvio. Il secondo punto di intervento, secondo me, è il rapporto con il sociale, e su questo chiamo in causa un po' tutti gli attori, quindi anche il livello comunale di cui ho fatto parte fino a poco tempo fa. Se voi parlate con degli operatori delle UOMPIA, al posto di parlare, come fanno molto spesso alcuni dirigenti, solo delle UOMPIA, la prima cosa che vi dicono è che il 70% delle visite che fanno non dovrebbero farle, perché non sono visite di neuropsichiatria infantile. Il problema è che non c'è un coordinamento per l'invio, per far sì che alcune persone che avrebbero bisogno di tutt'altro tipo, molto spesso di mediazione culturale, di accesso a servizi sociali, possano essere presi in carico. Ovviamente si tratta di famiglie con bambini in età infantile, altrimenti non andrebbero nelle UOMPIA, ma possano essere presi in carico in maniera diversa. E allora su questo un progetto Comune di Milano e Regione coordinato, che metta delle UOMPIA, dei mediatori culturali, delle mediatrici culturali e del personale filtro, che reindirizzi ed eviti di avere un neuropsichiatra che ti dice: mi è capitato 3 giorni fa, io tra il metà e il 70% delle visite che faccio non hanno a che fare con la mia professione, ma hanno a che fare con un altro tipo di professionalità, sarebbe molto importante, perché non raddoppia, non triplica, non aumenta il numero dei professionisti, ma ottimizza l'utilizzo che di quei professionisti facciamo. E anche questo è un tema di coordinamento. Perché le case di comunità possono essere una soluzione? Perché è vero che bisogna trovare il personale da metterci dentro. Mi sento di dire che l'Emilia Romagna e la Puglia, che ce le hanno, l'hanno trovato, e quindi credo possa trovarlo anche la Lombardia con gli incentivi del caso di cui stavo citando prima. Ma è anche vero che riescono a diminuire di molto l'utilizzo improprio degli strumenti sanitari che abbiamo oggi in atto. Mi spiego. Oggi i nostri pronto soccorsi, esattamente come le nostre UOMPIA in sala d'attesa, sono pieni di persone che non devono andare al pronto soccorso. E sono persone che, se ci fossero dei servizi territoriali più di prossimità, più leggeri ad intercettarli, si troverebbero da un'altra parte e non aggraverebbero una gestione dell'acuto che va separata dalla gestione del non acuto. Anche questo riesce a ridurre. L'ultimo passaggio sulla prevenzione. Noi abbiamo un problema enorme con la prevenzione in Lombardia. Cioè, la prevenzione di Regione Lombardia è organizzata male e non funziona. Dopo 10 anni che diciamo che andava riportata in capo alla TS, Bertolaso ha finalmente detto: ci siamo sbagliati per 10 anni e la prevenzione deve tornare in capo alla TS. Beh, questo è un tema. Quanta prevenzione non abbiamo fatto in questi anni che ci avrebbe permesso di ridurre la richiesta di domanda sanitaria? Perché siamo una delle poche regioni che non fa i test per ADHD strutturali nelle scuole per i bambini, così da evitare le code alle UOMPI e intercettare prima il bisogno di una mamma, di un papà, di una famiglia in generale, al di là di quelli che siano i genitori, che ha un bambino che ha bisogno di un sostegno scolastico e che però ci mette 3 anni per dimostrarlo, nel frattempo quel bambino rimane indietro.
Allora, sul tema della prevenzione sì che si può fare tanto, ma non solo con quella cosa straordinaria che lei ci ha raccontato sul laboratorio di genetica, che sarebbe sicuramente, se messa a disposizione di tutta la popolazione lombarda, qualcosa di incredibile, ma anche con cose molto più semplici, come dei test preventivi che la regione ancora oggi non fa e che permetterebbero di intercettare prima alcune cose che poi richiedono una presa in carico molto importante. L'ultimo tassello che cito è quello sulla salute mentale. Sulla salute mentale c'è un buco gigantesco in questa regione. Io credo che Accoglimi sia un sintomo del problema, cioè la necessità che un comune metta in campo, basandosi su delle fondazioni private, uno strumento di salute mentale che non è competenza comunale, di cui io ringrazio l'assessore Bertolè, perché è qualcosa davvero che sta funzionando e lo vediamo nelle nostre scuole medie e superiori dove ci sono gli invii, ed è uno strumento fondamentale. Però quella cosa lì è il sintomo che il sistema sanitario lombardo non eroga evidentemente in maniera efficace un supporto psicologico. E guardate che le comorbità tra le problematiche psicologiche e il ritardo nelle cure sono dimostrate, cioè le persone con disagio psichico sono persone che più tardi si rivolgono ai medici, che arrivano più in là nelle patologie acute, che poi rappresentano un aggravio anche per quella parte del sistema sanitario che non ha a che fare con la salute mentale. Quindi avere un servizio di salute mentale non è solo giusto per il benessere quotidiano delle persone, ma è anche qualcosa che aiuta a normalizzare il rapporto con la salute di tante persone. Su questo oggi abbiamo un dato di fatto, cioè la decisione nel 2022 di Regione Lombardia di non mettere un euro sulla legge approvata sullo psicologo di base, dicendo che non era competenza regionale, quando invece la Puglia e la Campania l'hanno fatto, lo psicologo di base esiste oggi in due regioni italiane, spero che la Lombardia sia la terza. C'è un tema di riorganizzazione dei CPS e delle UOMPIA, perché se c'è una professionalità che esiste in Regione Lombardia e che non viene assunta dal pubblico, nonostante sia fortemente presente in termini numerici, è quella dei professionisti psicologici, perché a differenza di tutte le altre professioni sanitarie che abbiamo citato, in cui c'è scarsità, facciamo i bandi e vanno deserti, il tema degli psicologi è che noi non li assumiamo, non facciamo i bandi per assumerli e non mettiamo capitale di spesa sul tema della salute mentale, perché evidentemente è stato considerato un tema di secondo piano, un tabù fino a pochi anni fa da chi governava il legislatore a livello legislativo, il livello regionale. E quella cosa lì è un altro strumento fondamentale, non solo per il benessere, ma ripeto, anche per lo sgravio del sistema di salute mentale, del sistema sanitario. Andate a vedere quante persone con disagio psichico in fase acuta, mai curate prima, riempiono le sale d'attesa dei nostri pronti soccorsi, molto spesso pronti soccorsi in cui magari psichiatria non c'è, e ci troviamo in condizioni assurde con persone che vagano per i corridoi e con anche un tema, a volte nei casi più acuti, di sicurezza per il personale sanitario dentro le sale d'attesa. Quindi io credo che alcune soluzioni ci siano, le riassumo brevemente: il riequilibrio pubblico-privato, l'utilizzo dei fondi che ci viene detto in questa sede ci sono per degli incentivi economici seri che adeguino il costo della vita agli stipendi delle professioni sanitarie, lo strumento del welfare complementare partendo dal tema della casa per le professioni sanitarie a più basso reddito, e un lavoro di territorializzazione e differenziazione dell'offerta sia tra acuti e non acuti, sia riguardo alla salute mentale, che può permetterci di sgravare il sovraccarico che oggi le strutture ospedaliere hanno. Non è un caso che queste cose, che alcune altre regioni hanno attuato, hanno portato ad avere degli indicatori molto diversi, e faccio 4 esempi. Siamo una delle poche regioni che non adegua la borsa di studio dei medici di base a quelle degli altri medici di specializzazione. Non a caso siamo, dopo la provincia di Bolzano, la regione col più basso numero percentuale di medici di base ogni 10.000 abitanti, il 4%, la media italiana è il 6,5%. Perché? Beh, perché abbiamo detto ai medici di base che specializzazione prendono 700 euro al mese al posto di prendere quello che prende la specializzazione di qualsiasi altro medico, e non abbiamo messo risorse proprie, come ha fatto l'Emilia Romagna, come ha fatto la Toscana, per equiparare questo rimborso. Allora, ci sono delle cose pratiche che si possono fare, sono ovviamente, essendo la sanità una competenza regionale, quasi tutte a livello regionale, tranne la collaborazione sul tema sociale con il comune, su cui credo ci sia massima disponibilità, come sul tema delle case della salute, per creare un socio sanitario efficace, però richiede che quella presa di consapevolezza che lei ci ha portato non si limiti a dire trovateci con Airfly un neuropsichiatra infantile che risponda al bando, ma sia dire come mettiamo quel neuropsichiatra infantile in condizioni di lavorare nel nostro sistema sanitario in maniera decente e dignitosa. Grazie. Stiamo un po' sforando con i tempi, però credo che il dibattito sia molto interessante. Credo che a questo punto sia il dottor Bertolè sia anche il dottor Stocco abbiano da dire delle cose dinanzi all'intervento forte. Non è male che avete intuito che da assessore alle politiche sociali
adesso è passato a consigliere regionale, quindi credo che in regione dirà le sue in modo accurato. Dottor Bertolè. Grazie, buona mattina a tutte e a tutti. I temi sono tanti, quindi è difficile forse centrare le questioni più calde di oggi. Provo a cogliere alcuni spunti. Abbiamo parlato molto di professioni sanitarie. Io provo ad allargare un po' la questione per dire il mio punto di vista. Io credo che in questo paese noi non abbiamo investito sulle professioni di cura. Cioè, c'è un problema di fondo, di un grandissimo disinvestimento sulle professioni di cura. Questo significa che oggi si faceva l'esempio dell'infermiera che guadagna 1.450 euro al mese a inizio attività, un insegnante di liceo guadagna 1.400 euro al mese e non solo all'inizio, per molti anni. Un educatore quanto guadagna? 1.200, 1.300. Un assistente sociale quanto guadagna? Questo per dire che avendo investito così poco, non solo da un punto di vista retributivo, ma anche dal punto di vista del riconoscimento sociale sulle professioni di cura, oggi, in un momento in cui il mercato del lavoro sta cambiando e le esigenze, aspettative, il rapporto col lavoro anche dei giovani sta cambiando, noi ci troviamo, come dire, totalmente scoperti e a mani nude ad affrontare un esodo dalle professioni sociali, un esodo. Per cui io credo che oggi, invece di fare una fotografia dell'esistente, che comunque è interessante, proviamo a dare una lettura anche dinamica, prospettica, come stavamo alcuni anni fa e come staremo tra 10 anni dal punto di vista delle professioni di cura, in generale, non solo quelle sanitarie. Noi oggi, come Comune di Milano, ci confrontiamo con la chiusura di servizi sociali, educativi, non per mancanza di risorse in molti casi, non per mancanza di bisogno di domanda, ma per mancanza di operatori. E questo tocca anche la sanità. Vi faccio un esempio molto concreto. Si è parlato di neuropsichiatria infantile, di salute mentale. Pensate a tutto il tema dei minori stranieri non accompagnati o dei ragazzi con difficoltà sociali o del comportamento che portano spesso a allontanamenti da casa, a percorsi magari che toccano anche il penale e che arrivano nei nostri servizi. Questi ragazzi, queste ragazze spesso hanno una componente anche sanitaria dal punto di vista dei bisogni, spesso hanno bisogno anche di personale educativo molto solido, attrezzato e con condizioni di benessere complessivo. Ecco, noi oggi, noi complessivamente, non siamo più in grado di offrire risposte di qualità a queste persone. E quando non si danno risposte di qualità, ovviamente si contengono i problemi. Non si riescono a far partire percorsi evolutivi che portano fuori da alcune condizioni di rischio. E quindi oggi noi viviamo sul territorio una conflittualità tra i servizi sociali, le comunità educative, le neuropsichiatrie e i reparti di pronto soccorso, una conflittualità legata al fatto che ciascuno dal basso, dal suo vertice di osservazione, prova a fare delle cose, vede i limiti degli altri, che ci sono, ma che spesso sono legati a una carenza di personale, a una carenza di risorse, e questo ovviamente mette sotto stress il sistema, che non riesce ad avere anche dei rapporti fluidi e che danno risposte ai bisogni delle persone. Io sono preoccupato, e quando si discute di queste cose, a volte ci si divide tra gli apocalittici, pessimisti, quelli che dicono no, invece tante cose vanno meglio, no? Non bisogna essere né apocalittici né troppo consolatori. È evidente che ci sono delle cose molto positive in prospettiva, anche grazie alla ricerca, che ci aiuteranno. Ma dal mio punto di vista è anche altrettanto evidente che il grande disinvestimento complessivo del paese, delle classi dirigenti complessive sulle professioni di cura, oggi ci dà il conto. E poi aggiungiamo a questo che è mancata la programmazione, perché sulle professioni sanitarie è mancata la programmazione. Noi abbiamo avuto un numero chiuso alle facoltà di medicina, non un numero programmato, e sono due cose diverse. Cioè il numero
chiuso non era legato a una programmazione dei bisogni sanitari futuri. Il tema delle neuropsichiatrie è eloquente. Fino a qualche anno fa nel nostro territorio ne formavamo 4 all'anno di neuropsichiatri infantili. Oggi siamo arrivati a quasi a 20, con un aumento, in, per fortuna, molto rapido, però è evidente che gli effetti di questo aumento, dal punto di vista della chiusura del percorso di formazione, li vedremo tra qualche anno. E abbiamo adesso in mezzo degli anni molto molto difficili, in cui i servizi e chi gestisce un servizio sanitario di questo genere deve capire se fare due cose malino o una bene. No? Io mi metto al loro punto di vista. Nel caso della neuropsichiatria spesso è questo il punto di vista. Però ovviamente per i cittadini, per un sistema sociosanitario complessivo, questo non è accettabile, non va bene, perché c'è stata una mancanza di programmazione. Quindi noi dovremmo riuscire anche a alzare un po' lo sguardo e a dare un po' una lettura prospettica rispetto a quello che abbiamo davanti. Sul tema dei medici di medicina generale è stato citato il bando che abbiamo fatto come comune per dare immobili, spazi a medici di medicina generale. Sapete in quanti hanno partecipato? Zero. Il problema è l'immobile, anche aiuta, ma mancano le persone. E se mancano le persone, tu puoi aiutarle in tutti i modi, ma è un problema di fondo. Abbiamo fatto un incontro in conferenza dei sindaci in cui ci sono stati dati dei dati interessanti, in cui si raccontava che la fase più difficile sarà nei prossimi 3-4 anni, poi dovrebbe esserci una risposta positiva, insomma un rimbalzo positivo. Io non sono così fiducioso, perché secondo me poi c'è un tema anche di vocazione, no? Alla scelta di fare il medico di medicina generale, che ha altre cause più complesse, quindi non è solo un fatto di aumentare le borse, anche ovviamente, ma è di condizioni generali lavorative che vanno accompagnate e costruite sul territorio. Case di comunità, che mi sembra un'altra questione che è stata toccata, che è importante condividere dal punto di vista nostro. Noi in prima battuta come comune siamo stati coinvolti, perché per le 24 case di comunità del nostro territorio servivano 12 aree o immobili da mettere a disposizione del sistema sanitario regionale, e ovviamente ci siamo dati a fare per farlo. Però abbiamo anche cercato di interpretare il nostro ruolo su questa partita in modo più attivo, e abbiamo fatto una proposta. La proposta è stata questa: spostiamo i nostri servizi sociali territoriali dentro le case di comunità. Non apriamo uno sportello con qualche ora di assistente sociale, ma spostiamo il servizio. Con quale idea? Con l'idea di, da una parte, dare ai cittadini un unico luogo di accesso ai servizi sociosanitari, ma al tempo stesso di aiutare la collaborazione, il confronto, la costruzione di pratiche di presa in carico delle persone comuni tra parte sanitaria e parte sociale, che in questi anni hanno viaggiato spesso su binari paralleli. Allora, fare integrazione sociosanitaria è una sfida complicata, non basta parlarne, va costruita, ma è fondamentale. Significa avere delle cartelle comuni, scambiarsi dei dati, significa che quando fai assistenza domiciliare a una persona anziana a casa, non vai lunedì mattina con gli operatori sociali e lunedì pomeriggio con quelli sanitari, che non siamo parlati, e poi per 5 giorni non si vede nessuno. Questo è un fatto che va al di là della buona volontà dei singoli operatori, che sono d'accordo, ciascuno con le sue difficoltà come operatore sociosanitario fa il massimo, questo va riconosciuto, a parte qualche eccezione fisiologica, ma noi dobbiamo fare in modo che il sistema si parli molto di più. E devo dirvi che il dialogo con il sistema sanitario su questa sfida delle case di comunità non è stato facile all'inizio, ma poi questa cosa è stata colta, e io sono fiducioso che faremo un salto di qualità da questo punto di vista, perché poi l'ipotesi di spostare il servizio sociale è stata accettata, è stata accolta. E quindi a volte la dialettica non è solo un posizionamento dovuto ai ruoli, ma è un posizionamento dovuto anche a punti di vista e interessi che si tutelano e servizi che si rappresentano. Ecco, io credo che questo è stato un esempio positivo di dialettica che ha portato a una svolta, quella che sarà una svolta, perché nella nostra città, in molte case di comunità, cioè in tutte quelle di nuova costruzione, quelle dove ci saranno gli spazi per farlo,
avremo il nostro servizio sociale territoriale. Sarà semplice? Sarà facile? No, bisogna fare un percorso per ovviamente lavorare insieme. Io credo anche che sul tema delle UOMPIA, di cui si è già parlato, un altro elemento è che noi sul tema salute mentale, so che il dottor Marco Papa poi ha raccontato molti progetti, ma sul tema salute mentale noi scontiamo un pregiudizio diffuso che ha portato a considerare la salute mentale un tema di serie B. Si è investito troppo poco e nel momento in cui la pandemia ha fatto esplodere, ha amplificato problemi ovviamente che erano precedenti, e in particolare sul tema dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze, ha fatto aumentare in modo drammatico il numero di accessi ai pronti soccorso, gli agiti anche autolesionistici, gli agiti suicidari e tutto quello che sappiamo, in modo drammatico, noi ci siamo trovati con un sistema da una parte fragile e dall'altra con una certa arretratezza su altri piani, il tema dello stigma, che non abbiamo contrastato abbastanza, è un sistema che crea delle discriminazioni legate al reddito. Oggi chi ha un reddito adeguato può avere risposte tempestive e appropriate, chi ha un reddito basso ha tempi d'attesa e spesso fa fatica a avere un orientamento rispetto al servizio più appropriato. Quindi io penso che fare integrazione sociosanitaria significa anche lavorare non solo sulla produzione di risposte sul territorio, che devono esserci di più o essere mantenute, ma anche sulle connessioni. Noi dobbiamo fare in modo che i tanti canali d'accesso sul territorio, questo significa stare nel territorio, avere tanti canali d'accesso capaci di intercettare bisogni diversi, poi in verità non costruiscano delle canne d'organo verticali, ma siano capaci di indirizzare verso le risposte più appropriate. Quindi io penso che di lavoro ce ne sia tantissimo da fare. Credo che serve molta competenza, servono le idee, sicuramente le idee non solo da un punto di vista clinico, da un punto di vista specialistico, fondamentale, ma anche dal punto di vista del modello organizzativo e dal punto di vista di un forte salto di qualità in avanti, dal punto di vista dell'integrazione, della ricomposizione dell'offerta di questa città, che oggi è ancora troppo frammentata. L'assessore Gerosa chiedeva delle case di comunità, con i tempi che chiunque amministra scopre, non si è mai scoperto quanto è lungo fare le cose, diciamo che dalla prima riunione in cui si sono decise le localizzazioni all'avvio dei bandi passeranno oltre 2 anni grosso modo, e poi avremo 2 anni per realizzarle, perché i lavori partiranno a inizio 24, vanno collaudati a inizio 26, quindi i tempi sono questi, seguiremo con attenzione, ovviamente lavori impegnativi e complessi che toccheranno alcuni luoghi della nostra città, ovviamente dovremo fare in modo che accanto a queste nuove strutture seguano scelte organizzative coerenti e anche investimenti sul personale coerenti. L'ultimissima cosa, visto che c'è presente mia figlia anche l'ordine degli infermieri che saluto, noi se guardiamo i dati abbiamo ad oggi numeri per facoltà di medicina che aumentano, quindi formeremo più medici, ma abbiamo ancora un numero di candidati ai percorsi di medicina molto più alto dei posti, così non è per gli infermieri. Ad oggi per gli infermieri facciamo fatica a riempire tutti i posti disponibili. Questo significa che dobbiamo lavorare anche sull'orientamento, anche sulla consapevolezza nei ragazzi e nelle ragazze e nelle loro famiglie di quello che offre il mondo del lavoro e dare un riconoscimento sociale a queste professioni. Ad oggi c'è un mismatching troppo alto tra le aspettative lavorative dei ragazzi e delle ragazze alla fine del loro percorso di studio superiori e il mondo del lavoro. E non è un dato universale. L'Italia su questo ha dei dati più alti di mismatching rispetto ad altri paesi del nord Europa. Significa che facciamo poca formazione e sensibilizzazione rispetto a quello che il mercato del lavoro nei prossimi anni offrirà e rispetto ovviamente anche ai percorsi lavorativi e le carriere che il nostro sistema può offrire. Quindi dobbiamo lavorare anche a monte per fare in modo che più persone scelgano
questa professione. Ovviamente poi dobbiamo essere all'altezza e dare risposte adeguate, un riconoscimento adeguato a chi sceglie queste professioni. Grazie a tutti e a tutti.